Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno a tutti, carissimi radioascoltatori. E io sto continuando a ricevere, e ripeto, mi fa estremamente piacere, moltissime mail sulla casella di posta elettronica dedicata, che ricordo è parliamodieconomia@gmail.com, sul discorso della vendita delle case da parte degli enti previsto dal governo, e che dovrebbe essere inserita questa norma negli emendamenti previsti alla legge finanziaria, al patto di stabilità. E sono delle domande a cui io vorrei rispondere, ma credo che nessuno sia in grado di rispondere fin tanto non si avrà un'approvazione o una discussione in aula. Sono uscite sui giornali moltissime indiscrezioni, io ho riportato queste indiscrezioni, ho visto che c'è stato un enorme interesse, ed era anche più che logico ed evidente. Appena ho la certe anche indiscrezioni, sarà mia cura chiaramente parteciparvi immediatamente, cioè dirvelo immediatamente. Ma oggi abbiamo, fra l'altro, una persona fra di noi che stimo moltissimo. Stimo moltissimo perché è innanzitutto un grandissimo esperto di cose economiche, ma vuol dire poco in genere dire esperto di cose economiche. In particolare è un editorialista di MF, cioè scrive sul giornale economico in maniera estremamente puntuale, e soprattutto è stato più di un anno fa ormai uno dei promotori, è stato il primo addirittura a sollevare il grosso problema del debito pubblico, ma soprattutto a sollevare il problema di fare qualche cosa realmente per poterlo diminuire. Ha fatto una campagna estremamente condivisibile sul giornale, è stato praticamente colui il quale ha lanciato non un sasso ma un macigno nello stagno, e MF è stato effettivamente il primo giornale che ha fatto proprio questo tipo di problema, e l'avremo oggi con noi e ci parlerà di un problema che qui in Europa viene estremamente sottovalutato, ed è la Cina. Ora, prima di chiamarlo e di averlo con noi, io passo la linea, così abbiamo tutto il tempo per poter ragionare con lui, e vedremo, perché ci sono delle cose che la gente comune almeno non le sa, la stampa non partecipa di questo. Lui invece ha fatto un'analisi estremamente precisa, mi è piaciuta moltissimo, gli ho detto: per cortesia vieni e parla con noi e esprimi il tuo pensiero, perché lo condivido pienamente. Adesso passo la linea e ci risentiamo fra pochi istanti. Grazie.